Buongiorno a tutti. Abbiamo ospite Salvatore Abate, che è un specialista della tecnica antica delle stampe. Okay. Ci mostrerà qualcosa molto interessante. Intanto vediamo. Allora, iniziamo da una cianotipia, una delle tecniche fotografiche più semplici. Questa in particolar modo è una cianotipia dove il classico blu di Prussia è mutato a seguito di un viraggio, in questo caso un viraggio al tè verde. Tè verde? Tè verde, sì. Okay. E a seconda poi della tipologia di tè utilizzato, ecco, qui possono essere anche tonalità diverse, quindi cambiando il tè normale piuttosto che il tè nero e così via. Altri viraggi si possono fare anche con il caffè e con l'acido tannico. Tutte queste sostanze hanno in comune la presenza del tannino che reagisce con i sali ferrici contenuti nella soluzione. Queste invece sono delle gomme bicromatate che prendono il nome perché viene utilizzato come sostanza, quindi che si aggrappa sulla carta e trattiene il pigmento, viene utilizzata la gomma arabica. Poi l'elemento sensibilizzante invece è il bicromato di potassio. I pigmenti che sono utilizzati in queste stampe sono dei colori ad acquerello. Nel caso specifico è stata utilizzata una separazione dei canali e pertanto sono state realizzate per ciascuna immagine tre negativi. Beh, posso chiederti, non spiegare tutto perché diventa workshop, no? E quindi secondo me è meglio lasciare curiosità. Perfetto. Sì, così andiamo avanti. Certo. Sì. Ecco, questo è un ritratto sempre utilizzando la medesima tecnica. Sì, gomma. Sempre gomma bicromatata in tricromia. Questo viene... bisognerebbe mettere X da qualche parte, giusto? Gli asterischi. Asterischi, ok. Ecco, poi gli effetti cromatici, ecco, richiamano anche opere classicheggianti, in questo caso la modella, quindi, è stata messa in posa ispirandosi alla Maya desnuda del Goya, e i colori quindi assumono quindi le cromie tipiche dei colori ad olio. Certo. Ecco, però si possono ottenere degli effetti altrettanto interessanti anche semplicemente lavorando quindi in monocromia. Nel caso specifico è stato realizzato questo ritratto con un'unica stesa di colore. Immagine sempre in tricromia. Sì. Poi con questa tecnica è possibile fare anche della striscia. Cioè? Ah, bellissima. O anche, diciamo, dello still life. Ecco, in questa immagine si vede il colore verde, ma in realtà non è stato utilizzato tale colore, ma questo è il risultante tra il colore ciano e il colore giallo. Lavorando invece in monocromia, però effettuando più passate, più stese, ecco, si ottengono degli effetti pittorici che richiamano appunto il movimento artistico che sul finire del 1800 aveva caratterizzato il mondo della fotografia in Europa. Ma Salvatore, come mai ti sei interessato? Perché parlando con te, sì, abbiamo scoperto che tu hai una professione diversa. Come mai ti sei interessato a questa tecnica antica? Beh, questa tecnica antica perché consente, a differenza quindi di una normale stampa digitale, di poter dar sfogo alla propria creatività e spirito artistico. Ecco. Certo. Allora, in effetti non abbiamo approfondito questo argomento. Questa è la fotografia o pittura?
pittura o una opera o che cosa? Ecco, qua si parte da una fotografia, in particolar modo da uno scatto digitale realizzato con una reflex e poi utilizzando dei pigmenti, quindi tipici di un pittore, in questo caso degli acquerelli, si realizza quindi un'opera che non può più definirsi fotografia, e alcuni, diciamo, proprio nell'imbarazzo della definizione, quindi definiscono tali opere come tecnica mista, realizzate con tecnica mista. Ok, bene. Quindi, cioè, tu come definiresti? Io la definirei quindi un'opera pittorica. Certo. Anche perché per realizzare questi effetti, a differenza delle altre tecniche come la cianotipia o la platinotipia, ecco, qua vi è un intervento manuale dell'artista che interviene sulla spoliazione, adesso entriamo poi nell'aspetto tecnico, quindi in quella fase di distacco della gomma nelle parti che non sono state sensibilizzate. Ma secondo te, cioè, posso praticare anch'io questa tecnica? È necessario avere un po' di manualità, certo. E poi seguendo un workshop quindi avrei modo, sì, di poterlo apprendere. Allora possiamo fare una serata di presentazione tua, certo, magari volentieri, in autunno. Volentieri. Bene, ok, grazie mille. Prego, grazie a te.